Ciao a tutti, siamo venuti finalmente a trovare Dario Capogrosso nel suo allevamento Cacao Meravigliao. Nuovamente. Sì, avremo modo. Benvenuti. Grazie, Dario, avremo modo ancora di tornare. Oggi andremo a vedere il lavaggio di un cucciolo di Lagotto pronto per la partenza per la sua nuova famiglia. Marcella vi fa vedere appunto come prepariamo il cucciolo prima della partenza. Alle persone piace avere un cucciolo bello pulito e profumato, noi non abbiamo sempre i nostri cani, però è giusto comunque sia che l'impatto sia importante, quindi si controlla che non ci siano parassiti, si controlla insomma lo stato di salute del cucciolo, perché ovviamente toccandolo e bagnandolo il cane è molto ben percepibile, insomma sotto le mani miracolose di Marcella vedrete la trasformazione. Una volta lavato e sciacquato, dicevamo che è utile asciugarlo abbastanza. È fondamentale asciugarlo, cioè nel senso l'umidità non deve, specialmente all'interno dell'ambiente auricolare, nel senso non deve essere umido, perché altrimenti può portare alla proliferazione di malassezia o comunque sia di altri patogeni fungini, che poi sono precursori dell'otite. Ma questo vale anche quando siamo in giro, che il cane si butta nel... Molto meno. Molto meno. L'acqua qua è calda, quindi tendenzialmente c'è anche la temperatura che induce effettivamente una proliferazione effettivamente batterica non richiesta. Quindi vanno asciugate solo le orecchie, perché comunque dell'acqua può essere ben rara. Prima asciugatura... Quello è un panno particolare per cani. Cos'ha di particolare? Che assorbe tutta l'acqua. Velocità. È come si chiama? Panno di lino? Sì, penso. Poi per cane. Si chiama panno cane, veramente. Panno cane? Sì. नजरिया लागे नहीं कहीं
soffiamo il cane. Asciugata. Ho le orecchie? Faccio le orecchie. Veramente i cuccioli hanno quasi sempre le orecchie pulite, cioè con poco pelo. Anche quando è adulto. Anche quando è adulto. Quindi deve esserci una toletta regolare dell'orecchio. Regolare vuol dire ogni quanto? Sarebbe meglio. Anche ogni 15 giorni. Ogni 15 giorni. Tu ti metti sul divano oppure così sul. Più spesso lo si fa, meno ci si mette. Sì, esatto. Meno soffre. Cioè, magari anche, il cane. Cioè, perché il cane poi diventa quasi un'abitudine, no? Nel senso che diventi una ceretta. Pronta per la prova costante. Ringraziamo per averci ospitato qua. Ciao Dario da Truffle for Dummies. Ciao.